Buongiorno amici, benvenuti su questo nuovo video. È la Manu del futuro che vi parla. Una Manu infreddolita perché sono venuta questa settimana da sola con Goldi, ovviamente, a fare un giro qua in Altalanga. Poi vi faremo vedere dove sono venuta. Comunque il paese si chiama Monbarcaro, è molto molto carino. Area sosta molto carina, vi faremo poi vedere. Comunque, benvenuti in questo nuovo video, iniziate a seguirci se vi piacciono i nostri contenuti, mettete un bel like, lasciate un commento. Questo è il video di dove vi facciamo vedere cosa ci è successo sull'isola d'Elba. Siamo andati a visitare delle miniere abbandonate, poi abbiamo avuto una nottata un po' movimentata. Se volete sapere cosa è successo, guardate il video fino alla fine. Ci vediamo presto qua su YouTube. Andiamo a mangiare. Scegli tu. Siamo a Capo Liberi. In centro, molto carino. Qua dovete venire se venite. Molto bella. Ciao Nashville, Tennessee. Ogni tanto ci concediamo una cena fuori con noi. Stasera era il momento. Bisogna viziarsi, dai. Quante sono buone le cozze? Quanto ti piacciono le cozze? Tantissimo! Burrata all'Elbana. Con le patate al forno. I pomodorini e le olive. Buono, buono. Io ho preso la grigliata dei bambini, è veramente piccola, non so come mai, cosa è successo. Chi ha mangiato l'altra mia metà grigliata? Ma vabbè. Sono le miniere con le visite guidate. Ah sì? Sono le miniere ancora, sì. Ma dai. Ma non ti ricordi dove Capo Liberi, Capo Liberi. Dal nome romano Caput. 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 Caput Liberum. In onore del biobacco, perché qua in questa zona qua è pieno di cantine, fanno il vino, cioè infatti anche a Capo Liberi è pieno di enoteche. Vero. Che vendono questo vino fatto qua sull'isola d'Elba. Veramente questo paese, veramente, 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 sì. Veramente molto bello. Se venite all'isola d'Elba, venite a visitare Capo Liberi, possibilmente magari di sera, molto sì, carino. Molto carino. Tutti i negozietti aperti, bello. Le botteghe, artigiane. E vediamo se riusciamo ad arrivare al Lago Verde. Ciao. Abbiamo
abbiamo lasciato Goldi praticamente in strada. Sì, perché qua a salire c'è un sacco di anche spazio, se qui, ma appunto il posto era molto carino. Sì, a salire c'era una strada veramente un po'. Se avete un van lo fate senza problemi. Sì. Comunque siamo a Spiaggia Reale, giusto? Sì. Spiaggia Reale, adesso con una passeggiata di 10 minuti andiamo a vedere questa spiaggia di terra nera. Sì. Eh sì, c'è la spiaggia nera. Bello, sì, il mare sembra molto bello. Sembrano glitter. Sono situati di una miniera. Qua finalmente c'è un po' di pace. Guarda, c'è poi tutta la passeggiata, sì, che continua. Un po' di pace qua. Occhio. Ho scivolato, ho scivolato. Laghetto. Lago, spiaggia, mare. Brava, gira, 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 gira. Stiamo salendo a Rio nell'Elba. Dobbiamo fare acqua alla ricerca della fontana perduta. Esatto, abbiamo visto che su quest'isola non ci sono tanti posti dove poter fare acqua. No, c'è scarsità di fontanelle. Sì. Ecco Rio nell'Elba. Riusciremo a passare? Rio nell'Elba l'abbiamo superato e proviamo a Rio, no, casa mia, Rio casa mia, cos'è l'altro? No, qui siamo Rio Marina. Rio Marina praticamente sarebbe la parte marina di Rio nell'Elba, praticamente la parte al mare di Rio. Ma cos'è sta roba di terra? Non lo so. No, su di qua. Stiamo andando in un posto che potrebbe essere una figata imperdibile. Secondo me no. Oppure una cagata. Per me è una cagata, però vabbè. Adesso vi facciamo vedere. C'era la... C'erano dei tunnel qua, è vero. Qui si sale ancora. Gradi sotto il sole. Lì sotto doveva esserci un lago rosso, rosso sangue, per il ferro della miniera. Grazie, mi porti sempre in dei bellissimi posti, grazie. Sono romantico, lo sai. E mi giro. Qui sempre frammenti della miniera. Questa qua dietro, questo rudere qua.
è una ex miniera di ferro, mi pare. Ce n'erano tante sull'isola d'Elba. Mi piacerebbe sapere di che anno è, perché è stata abbandonata. E... stiamo cercando un posticino per dormire stanotte. E tanti hanno avuto la nostra idea di Topinetti Beach. Topinetti Beach. Guarda, infatti, Topinetti Beach. Un bene tutti sì. Wow, più giù di là noi no, comunque c'è di dietro. Lo so. Te dormiamo qua. Siamo qui al buio e non sappiamo che cazzo sta succedendo. C'è qualcuno fuori dal camper che sta cercando di entrare, molto probabilmente. Ci sono dei rumori assurdi e non so neanche dove sia finita Manu. Quindi... dai Matt, basta, smettila a fare il cazzone, dai, su. A parte le cazzate, allora, adesso è più o meno passato un mese da quando siamo tornati dall'isola d'Elba. Vi vogliamo raccontare che cosa ci è successo l'ultima sera che abbiamo passato sull'isola dopo aver visitato le miniere abbandonate. Andiamo a dormire più o meno intorno alle 11, tu sei andato a dormire prima, io sono andato a dormire dopo. Verso l'una mi siamo svegliati da un rumore molto forte, un rumore di questo tipo, abbastanza forte da svegliarci. Lei si sveglia e dice, c'è qualcuno che vuole entrare sul camper. Che già è strano che io mi sveglio, perché io sono molto 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 pesante. Esatto. Quindi vuol dire che è stato proprio un suono veramente... veramente forte, sì, ovviamente. Sì. Appena svegli non capiamo esattamente da dove viene il rumore, io balzo giù, accendiamo le luci, parliamo, facciamo un rumore perché pensiamo se c'è qualcuno fuori deve capire che siamo svegli. Oltretutto non avevamo abbassato gli scuri quella sera, non so come mai, di solito lo facciamo, iniziamo a guardare fuori, destra, sinistra, non vediamo nessuno. Vado in cabina, accendo il motore, accendo i fari per far luce intorno perché era buio pesto, nulla, nulla. Non sentiamo più alcun tipo di rumore, allorché pensiamo, boh, ma magari sarà stato un animale, va a sapere, un uccello. Lei pensa, magari un cervo con le corna, anche se non credo ci siano cervi all'isola d'Elba. Comunque, nella notte, questo rumore c'è un attimino, diciamo, spaventato. Sì. Boh, torniamo a dormire. Pian piano ci riaddormentiamo. Dopo due ore, dopo verso due le ore, tre e mezza. Alle tre, un rumore ancora più forte di quello ci sveglia. Un rumore più continuativo oltretutto. Sì, sembrava tipo dei passi. Esatto, così. Esatto. Riaccendiamo la luce. Di nuovo scendo giù, mi guardo fuori di nuovo, non, nessuno. Accendo di nuovo le luci. Sono in piedi nel centro qua della dinette. E i rumori capiamo che venivano da sopra il tetto. Ma rumori di nuovo tipo una roba di questo tipo, no? Molto forti, ok? Il camper fa da cassa di risonanza, quindi magari sì, era un piccolo animaletto. Sì, perché comunque per chi di voi ha il camper lo esatto. sa che appena, anche quando piove, esatto. sul tetto si sente veramente tantissimo. Sì, poi nella notte, nel silenzio della notte, un minimo rumore viene amplificato tantissimo. Comunque a me è venuto in mente che eravamo parcheggiati con il dietro del camper che toccava alcuni rami. Esatto. E quindi ho detto, saranno i rami che magari col vento fanno rumore. Oppure qualche animaletto che dai rami è salito sul tetto, infatti, per cercare del cibo. Infatti, non lo so. Inizio a dare dei colpi sul soffitto della dinette e sentiamo chiaramente qualcosa che corre, percorre tutto il tetto del camper, arriva in fondo, probabilmente sbatte anche contro l'alluminio della scaletta perché ho sentito ting e poi silenzio. Ok, capiamo allora a questo punto che probabilmente c'era un animale sul tetto del camper. Non capiamo la dimensione dell'animale perché comunque faceva veramente tanto rumore. Forse poteva essere un gabbiano, non lo so. Ma se i gabbiani volano di notte. Di notte non volano. O meno. Comunque, o qualche tipo di roditore che tramite i rami che toccavano il camper forse sì. è salito sul tetto. Allora che cosa facciamo? Infatti lui si è spostato un po' più esatto. avanti, si è tolto dai rami. Cioè abbiamo messo uno spazio tra i rami e il camper e poi in effetti i rumori sono finiti. Ancora una cosa stranissima che è arrivata l'auto. Una macchina. Ah sì, torniamo a dormire. Io ovviamente ero agitato, incazzato, spaventato, tutto un insieme di sensazioni che ormai mi avevano tolto il sonno. Sento da lontano
un'auto che sgomma tantissimo. Eravamo appunto, stavamo dormendo lungo questa statale sulla costa elbana, niente nessuno nel nulla, tutte curve tornanti. Pian piano quest'auto sentiamo che si avvicina sgommando. Dove si ferma? Si ferma esattamente di fianco a Voldi, nel cuore della notte, al che scendo di nuovo, guardo, vedo solamente una portiera che si chiude e l'auto che riparte velocissima. Allorché si sentiva proprio la portiera. Boom. Esatto. Ci viene da pensare. Allorché la fantasia di Matteino galoppava. La mia grande fantasia da cultore di film horror è iniziata a galoppare, a pensare a qualsiasi tipo di cosa, del tipo c'era una persona sul tetto del camper che è stata presa al volo dal tipo in auto che è partito. Alla fine, io nel frattempo mi ero già riaddormentata. Nel frattempo ronfavo perché vabbè, niente. Però la cosa bella di tutto ciò è che ci siamo svegliati poi all'alba perché il sonno era un po' leggero. Sì, abbiamo dormito tipo 3-4 sì, ore. E alle 6 del mattino eravamo svegli, ci siamo visti un'alba spettacolare dal finestrino del camper, che è stata veramente una delle cose più belle che è successa sull'isola, vero? Ecco, okay. L'alba non l'hai messa nel video. L'alba la metto nel prossimo video. Ecco, quindi se volete, il prossimo video con l'immagine dell'alba. Se volete vedere questa bellissima alba che abbiamo visto nel prossimo video, le prime immagini saranno di quello. Quindi comunque, se anche voi sono successe delle cose strane, siete stati svegliati nel cuore della notte, eccetera, 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 commentate qui sotto, raccontateci Fateci le vostre sapere, esperienze. Sì. E buon Halloween a tutti. A tutti.